Com'è stato lavorare in questa macchina così, così grande con uno degli attori più famosi e insomma uno degli attori più talentuosi, soprattutto di questo momento storico? Dal primo giorno all'ultimo fuori dall'ordinario. Comunque, come hai detto tu, è una macchina differente, senza necessità di fare paragoni alcuni, però è comunque una produzione ad alto budget. Il tempo è fondamentale quando fai questo lavoro. Il lavoro è lo stesso, però avendo più tempo puoi lavorare meglio. E questo è quello che è successo con l'Equalizer 3. Avevamo tanti ciak a disposizione. Tanta disponibilità da parte di Antoine, il regista, da parte dell'esecutivo, della produzione, quindi insomma non ci siamo mai, almeno personalmente non mi sono mai trovato in balia delle onde nel fare, merci, sorry, e quindi sì, mi sono trovato molto facilitato nel lavorare in ogni ciak, in ogni ripresa, in ogni aspetto. Era proprio, guarda, a scuola di cinema. È stata davvero una prima volta e sono fiero di dirlo perché mi ricordo Antoine che mi prendeva, ci prendeva il cast, diceva guarda dietro monitor e ci diceva questo mi piace, questo puoi fare così, questo puoi fare così. Quindi è stata proprio una scuola vera e propria per me. L'idea di entrare a far parte di non tanto di un film, ecco, con un grosso budget, con una grande macchina produttiva, quanto di un franchise che ha degli affezionati, che ha dei follower e quindi anche delle aspettative diverse, ti ha in qualche modo condizionato oppure sei andato concentrato sulla tua No, guarda, parte? sì, ti ringrazio, questa è una domanda be bella, io ti rispondo. Io ho sempre fatto questo mestiere e lo dico in assenza di circostanza per raccontare delle storie e quindi non ho sentito come non, in nessun progetto, tantomeno in questo, una pressione da un punto di vista di ritorno d'immagine o comunque di aspettative del pubblico di qualcosa. Ho raccontato una storia, abbiamo raccontato una storia e quindi questo insomma, credo che sia la funzione del mio mestiere. Sì, no, non ho sentito pressioni di. Poi sai, il film quando lo fai poi è finito, almeno da parte mia per il mio ruolo, no? Che è quello dell'attore. Una volta che finisci il set, aspetta solo vederlo e ti aspetta solo appunto la sala e poi finisce là. Rimane, certo, rimane per gli spettatori, ma per me poi da attore finisce là e divento anch'io poi spettatore, subentra questo aspetto. Di ascoltatore, appunto, più che di narratore. E ti piace essere spettatore anche delle cose che fai tu, in cui ci sei tu, oppure magari preferisci guardare altre cose? Guarda, preferisco generalmente guardare altre cose perché beh, è un mio limite, come molti di altri miei colleghi, che ha detto appunto di questi colleghi, che è un po' difficile sempre vedersi, rivedersi, ma non tanto per vedere cosa si è fatto bene o insomma, peggio, meglio, peggio, tanto per godersi di più il cinema, no? Cioè, io ho sempre detto, a me piace più vedere il cinema che farlo, paradossalmente, e mi piace più fare teatro rispetto che a vederlo. Quindi, ad esempio, sì, sono nato da spettatore, quindi mi sono avvicinato al cinema da spettatore ed è bello così. Il pubblico di tutto il mondo però ti ha già visto su Disney Plus con Good Mothers. Quello che ti voglio chiedere però, questi due personaggi, questi due giovani uomini che hai interpretato, quello di Good Mothers e quello di Equalizer, si trovano a vivere in un ambiente per certi versi simile. Loro due come personaggi, come persone, hanno dei punti in comune, secondo te? Allora, il punto in comune probabilmente è la lingua, il dialetto, si parla, in The Equalizer si parla comunque di una mafia unificata, no? Cioè si parla sia di 'Ndrangheta, sia di Camorra, quindi più per quell'aspetto là. La differenza dei due personaggi è sostanziale. Di Carmine Venturino, che è un personaggio tra l'altro realmente esistito, non era realmente proprio nella vita reale un principe di 'Ndrangheta, era un uomo in bilico che si è trovato, insomma, commesso delle atrocità. Ovviamente, però si è trovato, non aveva una cultura 'ndranghetista, si è trovato in bilico nel dover scegliere tra un amore che è realmente esistito con la figlia del boss Denis Cosco e quello che insomma era chiamato ad essere, a fare. E nel caso di Marco 40 si parla invece proprio di un killer, comunque di una persona che ha paura, sicuramente, forse la paura è la cosa che gli accomuna, la paura di perdere tutto quello che ha capitalizzato fino al momento, che ha conquistato. Nel caso di Marco 40 soprattutto si trova da un momento all'altro con l'arrivo di Robert McCall
dover fare i conti con un pericolo imminente che può fargli perdere tutto quello che ha costruito e la fiducia del fratello, no?